Subito dopo, mentre venivano intonate le litanie dei santi, i componenti del tribunale, accompagnati dai periti, hanno portato la bara in un luogo attiguo, predisposto per la ricognizione e il trattamento conservativo delle spoglie mortali di Padre Pio. Pater de celis Deus, miserere nobis. Le 200 persone presenti in cripta sono rimaste in attesa di conoscere lo stato in cui sono state trovate le reliquie del santo. I periti, in separata sede, rimossa la lastra di cristallo, hanno proceduto ad una prima sommaria ispezione del corpo. Dopo pochi minuti, l'arcivescovo ha comunicato. Certo, tutti attendete che vi diciamo qualcosa. A una prima sommaria visione e anche palpazione da parte degli esperti, credo che qualcosa che ha influito negativamente è stato il loculo. Probabilmente qualcuno di voi che 40 anni fa c'era ricorderà che l'intonaco dell'oculo è stato completato un giorno prima e quindi l'intonaco era molto fresco e quindi ha trasmesso una eccessiva umidità. Vedo i muratori del tempo che mi dicono che è così. Però, a dispetto di tutto questo, cosa si evince in una visione immediata? Ci sono tanti segni che dicono della conservazione di San Pio. Il cranio e gli arti superiori sono in parte scheletrizzati, la parte superiore. La parte inferiore si conserva molto meglio. Le restanti parti del corpo presentano i tegumenti adesi ai piani sottostanti, il saio, la stola violacea, ma sono molto umidi, ma il tutto sono suscettibili positivamente di adeguati trattamenti conservativi. Fratelli e sorelle carissimi, il ministro generale dell'ordine dei frati minori cappuccini, frate Mauro Iori, al microfono più volte ha benedetto il Signore Dio, elevando la sua preghiera di ringraziamento. La gloria, l'onore, la lode e tutti i beni. Benediciamolo per questo momento solenne della riesumazione delle spoglie mortali di Pio di Pietrelcina. Benediciamolo per avercelo dato come confratello santo, per il suo luminoso esempio di umiltà e di dono incondizionato di sé alla sua volontà. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Subito la notizia dell'esumazione del corpo di San Pio, nella stessa notte, ha fatto il giro del mondo. Mancavano 4 minuti all'1 del mattino, quando il pastore dell'arcidiocesi ha annunciato: abbiamo aperto
il sepolcro di San Pio. Adesso si tratta, attraverso vari processi, il Signore ci aiuterà e Padre Pio sarà restituito a noi nella bellezza serena che Lui ha sempre offerto a tutti quanti noi che qui siamo venuti. Il sepolcro è rimasto vuoto. Accanto il masso richiamava alla mente la pietra arrotolata, annuncio della resurrezione di Cristo. La sera del 23 aprile, alla presenza del Tribunale Ecclesiastico e della Commissione dei Periti, il corpo di Padre Pio è stato composto in un'urna di cristallo e collocato nel reliquiario realizzato dal maestro orafo Gugy. Il 24 aprile 2008 i devoti del Santo di Pietrelcina sono accorsi numerosi da ogni parte del mondo a San Giovanni Rotondo per partecipare alla celebrazione eucaristica per l'ostensione del corpo di Padre Pio. Noi oggi veneriamo il suo corpo, inaugurando un periodo particolarmente intenso di pellegrinaggio. Ebbene, di questo momento di così intimo coinvolgimento spirituale vorrei evidenziare due aspetti. Innanzitutto, il significato della morte. Quello che noi vediamo è un corpo morto, non più animato da quell'alito di vita che Dio, Creatore, infuse nell'argilla primordiale. Affacciandoci in tal modo sul mistero della morte, siamo invitati a comprendere che ciò che si vede non è il tutto dell'esistenza umana. Questo corpo è qui, ma Padre Pio non è soltanto un cadavere. Infatti, egli, che ha vissuto in piena unione con Gesù crocifisso, vive adesso nella definitiva comunione con Gesù risorto. Secondo il significato delle reliquie, la presenza del corpo di Padre Pio ci invita anzitutto ad una memoria. Guardando le sue spoglie mortali, noi ricordiamo tutto il bene che egli ha compiuto in mezzo a noi, per mezzo di quel corpo. Prima della benedizione finale, il cardinale José Saraiva Martins, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, nella cripta della chiesa di Santa Maria delle Grazie, ha incensato le sacre spoglie del santo cappuccino, in segno di venerazione. Un clima di emozione regnava tra i concelebranti presenti nel luogo, dove per 40 anni è stato sepolto Padre Pio. Il cardinale ha concluso la celebrazione
recitando la preghiera composta da Giovanni Paolo II in occasione della canonizzazione di Padre Pio. Insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo. Quel corpo, reso glorioso dai disegni di Dio e dalla proclamazione della Chiesa, è ora dinanzi agli occhi dell'umanità, per rafforzare la fede e inculcare il desiderio di sequela sulla via della santità.